Con la disputa del Community Shield è iniziata ufficialmente la stagione 2023-2024 in Inghilterra. Manchester City e Arsenal si sono sfidate a Wembley nella finale della Supercoppa di Lega inglese e alla fine a vincere è stata l'Arsenal ai calci di rigore con praticamente una perfezione inattaccabile 4-1, 5-2 dopo i tempi regolamentari. Finiti 1-1 con il pareggio dell'Arsenal segnato da Trossard praticamente al 13° minuto di recupero. Tanto per cominciare bisogna fare i complimenti a entrambe le squadre, perché per quanto la partita non sia stata bellissima e si vedeva che entrambe le formazioni erano ancora abbastanza imballate nelle gambe, soprattutto il Manchester City dal mio punto di vista, i due allenatori che sono allievo e maestro, Guardiola e Arteta, hanno cercato di giocare non per annullare l'avversario, ma per imporsi sull'avversario. E quindi no calcio pragmatico, sì calcio secondo le proprie caratteristiche e funzionalità. Alla fine è stata molto bella l'immagine dei due che si sono abbracciati, si sono complimentati a vicenda, con un Arteta visibilmente emozionato per il suo primo successo da allenatore, un successo importante per lui che nell'Arsenal aveva già passato diverse stagioni da calciatore. Una vittoria che appunto è arrivata ai rigori dopo 103, dopo più di 100 minuti di gioco abbastanza equilibrati. Diciamo che se fosse stata una partita di Premier League, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. E invece l'episodio ha incanalato la partita anche psicologicamente verso i binari dei Gunners, perché appunto un gol segnato praticamente all'ultimo secondo, dopo che il City aveva avuto le occasioni per raddoppiare, ha sicuramente messo nelle condizioni migliori i Gunners di sentire l'odore della preda ferita e di andarla a colpire poi proprio ai calci di rigore, dove, ripeto, l'Arsenal non ne ha sbagliato nessuno. Al di là di questo, Guardiola a fine partita ha avuto un po' da dire sulla questione recupero e a mio parere ha anche ragione, perché inizialmente erano stati dati 8 minuti, ma si è praticamente giocato fino al 13° minuto di recupero soltanto perché lì in mezzo l'Arsenal aveva pareggiato, ma si è perso tantissimo tempo e quindi lui giustamente ha sollevato la polemica dicendo: quindi se nei minuti di recupero arrivano 2 o 3 gol, cosa si disputa un ulteriore tempo? E non ha tutti i torti, così come non ha tutti i torti quando in conferenza stampa, a domanda specifica sul fatto che per il terzo anno di fila il Manchester City perde il Community Shield, Guardiola ha risposto: e lo perdiamo perché siamo qui a giocarcelo, e siamo qui a giocarcelo perché abbiamo vinto la Premier League. Ecco, ne è uscito molto bene come al solito Pep, che poi non ha lesinato complimenti all'avversario e ha anche detto: per una volta, se dovevo perdere, mi fa piacere perdere contro Arteta. Com'è stata la partita? Dicevo abbastanza equilibrata, con un primo tempo in cui l'Arsenal ha cercato ripetutamente il vantaggio, primi quarto d'ora, 20 minuti, con i Gunners molto aggressivi e un City molto basso. E in effetti, guardando le statistiche, ma soprattutto le posizioni medie, si nota un Manchester City stranamente molto basso come diciamo posizionamento medio dei calciatori, con un Haaland che fino a quando è stato in campo ha giocato praticamente sulla linea di centrocampo. Questo perché l'Arsenal, alzando il baricentro, ha costretto il norvegese a rinculare parecchio per andare a cercare dei suggerimenti in profondità che di fatto non gli sono mai arrivati. Quelle poche volte che è successo o erano lanci decentrati, quindi Haaland era obbligato a puntare all'esterno senza appunto avere strada spianata verso la porta avversaria, oppure finiva in fuorigioco. In tal senso, tatticamente, la partita è stata preparata molto bene da Arteta. Poi nel secondo tempo è arrivato il gol del Manchester City, con una, io l'ho definita in privato con degli amici, una guardiolata, perché quando Pep si è accorto che Haaland, ma anche Grealish lì davanti, non stavano combinando nulla, li ha tolti e non eravamo neanche a metà del secondo tempo, inserendo 2 giocatori più freschi e più imprevedibili di movimento, bravi a muoversi negli spazi, Palmer e Foden. E proprio da Palmer è arrivata la rete, bellissima tra l'altro, con un tiro a giro di sinistro da fuori area
dell'1-0. Poi dopo il City ha avuto due occasioni clamorose per raddoppiare, se le è mangiate da distanza ravvicinata, ma è stato bravissimo anche Ramsdale a calare due paratissime, e nel finale, quando l'Arsenal ha tentato tutto per tutto, è arrivato appunto il gol di Trossard con un tiro deviato in mezzo all'area, se non ricordo male, da Ruben Dias, che ha spiazzato Ortega. Anche Ortega, come Ramsdale, è stato comunque decisivo, soprattutto nel primo tempo, con quindi due portieri che sono stati tra i protagonisti in campo. Equilibrio, come dicevo, in una partita testimoniata anche dalle statistiche: tiri 8 a 7 per il Manchester City, tiri in porta 4 a 3 per il Manchester City, una big chance creata a testa, entrambe fallite. L'Arsenal ha tentato di più tiri da dentro l'area di rigore, 6 su 7 addirittura, mentre il Manchester City soltanto 5 su 8, mentre tre tentativi da fuori area sono stati effettuati dal City, uno dall'Arsenal, che proprio a livello di manovra ha sempre cercato di avvicinarsi alla porta di Ortega. Parate 2 a 4 con Ramsdale, come dicevo, che è stato decisivo, soprattutto nel secondo tempo, e poi completando diciamo, la super prestazione calci di rigore. Mentre invece, a livello anche di palloni giocati, le due squadre si sono equivalse abbastanza. Passaggi 590-495 per il City, ma entrambe hanno giocato con l'88% di precisione nei passaggi. Quindi l'Arsenal ha giocato meno palloni, ma è stato in paragone molto più preciso. Solo due cross a testa con il City che, secondo le heatmap FastScore, ha sviluppato il proprio gioco principalmente in zona centrale, mentre l'Arsenal sugli esterni, soprattutto a destra, dove Bukayo Saka è stato più volte stimolato a ricevere palla, puntare all'avversario per creare superiorità numerica. Per quanto riguarda invece una chiosa sui singoli, nel Manchester City mi è piaciuta molto la parte di Kovacic, che mi sembra già ampiamente inserito nei meccanismi di Guardiola, mentre invece ci sono state alcune prestazioni sottotono, una su tutte quelle di Haaland, decryptato però molto bene dai giocatori dell'Arsenal, mentre per i Gunners ci sono diverse cose da dire, perché il 4-3-3 iniziale di Arteta, con Rice mezzala sinistra, ha permesso ai Gunners di sviluppare un gioco molto più fluido, e davanti le tre punte si sono cercate molto bene anche per il lavoro che ha fatto Kai Havertz, che potrebbe essere uno degli acquisti più sottovalutati della stagione. Un Havertz che ha giocato da 9 e mezzo in centro del tridente, e che ha duettato molto bene sia con Saka che con Martinelli, ma anche con Ødegaard, uno dei migliori in campo, secondo me, per l'Arsenal, anche proprio per la leadership che ha messo per, diciamo, aiutare i propri compagni nei momenti di difficoltà della partita. Poi di Ramsdale si è detto, interessante anche la riproposizione del terzino sinistro, come nelle scorse amichevoli, di Jurrien Timber, anche se secondo me uno più di gamba come Tierney da quella parte potrebbe fare decisamente più al caso di Arteta. Ma questo, anche se è una partita ufficiale, è pur sempre calcio di agosto. La settimana prossima comincia la Premier League e io credo che, a prescindere da tutto, Manchester City e Arsenal possano, così come l'anno scorso, candidarsi come due delle protagoniste della nuova stagione.